Il marketing è e può essere uno strumento a disposizione, tra l'altro non solo dell'impresa, non solo dell'azienda, ma in realtà anche del libero professionista, perché poi se è vero che una impresa, piccola o grande che sia, ha un proprio responsabile marketing, o dovrebbe avercelo, in realtà ognuno di noi è responsabile marketing di se stesso, perché ognuno di noi è una piccola, anche se piccolissima, impresa, che sia libero professionista, che sia ditta individuale, che sia manager o dirigente di un'azienda. Allora andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono state le ere geologiche del mercato, perché marketing è una parola molte volte ignota. Marketing proviene dall'inglese, market, mercato, c'è una interpretazione spesso non esatta di questo termine. Il mercato ha avuto una evoluzione, si è parlato stamattina di cambiamenti, di capacità di adeguarsi ovviamente. In una prima fase, che cosa succedeva? Bastava esistere sul mercato. Io apro la mia attività, produco, per il solo fatto di produrre, io vendo, faccio business, realizzo i miei profitti. Perché fondamentalmente non c'è concorrenza, perché fondamentalmente non c'è la rincorsa al prodotto migliore, e quindi in una fase ormai primordiale del mercato bastava esistere. Era un orientamento del mercato alla produzione. Successivamente, cosa è successo? Che aumentava il numero di persone che producevano e di conseguenza bisognava differenziarsi in qualche modo. E allora si comincia a badare al prodotto. Ok, io devo offrire un prodotto migliore di quello degli altri, perché non basta più produrre. Devo essere preferito rispetto al mio prodotto, rispetto alla qualità, al rapporto qualità-prezzo, ed ecco che allora si crea un orientamento al prodotto. A vincere è chi offre il prodotto migliore. Ma poi cosa succede? Succede che la tecnologia avanza, i macchinari diventano accessibili più o meno a tutti, questo nel caso dei prodotti, ma ovviamente ci riferiamo anche al settore dei servizi, e allora succede che il prodotto servizio di buona qualità ce l'hanno un po' tutti quanti, come oggi accade nella maggior parte dei casi, nei vari settori, di competenza. Ed ecco che allora si crea un orientamento alla vendita. Vince non chi fa il prodotto migliore, ma chi è più bravo a vendere. E allora qui nasce la cultura del venditore, la cultura dell'essere convincenti, del trovare l'argomentazione di vendita. E qui nasce il famoso dubbio: ma chi è più bravo? Chi vende il frigorifero agli eschimesi o chi vende la stufa agli eschimesi? Per molto tempo io si è sentito che il miglior venditore era quello che vendeva il frigorifero agli eschimesi. Io non sono d'accordo, perché l'eschimese non avrà l'anello al naso e quindi si accorgerà prima o poi che il frigorifero in realtà non gli serviva. E probabilmente in conseguenza di questa consapevolezza tenderà a non rivolgersi più allo stesso venditore. E allora che cosa succede? Che poi allo stesso modo tutti quanti si adoperano e diventano dei buoni venditori. Bisogna fare allora qualcosa di ulteriormente diverso. E l'evoluzione è quella dell'orientamento al mercato, e cioè non basta più esistere e fornire prodotti e servizi, non basta più avere un prodotto e servizio di qualità, non basta più saperlo venderlo, saperlo vendere ed essere in grado di argomentarlo, ma bisogna rivolgersi al mercato, cioè capire qual è la reale esigenza, il bisogno del cliente, genericamente parlando, del mercato, cioè di chi domanda un prodotto o servizio in un particolare settore. Perché all'eschimese io gli devo risolvere un problema. Io gli devo vendere la stufa perché lui ha freddo, non ha caldo, e di conseguenza la capacità è quella di capire qual è la reale esigenza, il reale bisogno del mercato. Ed è oggi su questo terreno che si crea la sfida del mercato. Ieri, tornando ancora un passo indietro, la legge era quella del più forte, il pesce grande mangiava il pesce più piccolo, quindi una dimostrazione di forza, io sfodero i muscoli e riesco a prevalere, io grande realtà, grande azienda, grande studio, grande attività professionale, schiaccio inevitabilmente la piccola realtà. Oggi il fenomeno è diverso, perché facendo un diretto riferimento a quanto diceva Pasquale stamattina, oggi è pesce veloce che mangia pesce grande. Oggi non basta essere grandi, bisogna essere veloci, bisogna innovarsi, bisogna fare qualcosa di diverso e farlo prima degli altri. Bisogna
Basti pensare alla rivoluzione di Internet, basti pensare alla conoscenza che è alla portata di tutti, basti pensare a quei due giovani ragazzi, giovani qualche anno fa, lo sono ancora, ma avevano 28 anni, Larry Page e Sergey Brin, quando hanno inventato Google. Ma basti pensare all'inventore di Wikipedia, alla libera enciclopedia sul web, basta pensare a eBay, basta pensare ad Amazon, basta pensare, solo per parlare di siti internet che oggi rappresentano aziende di livello mondiale, ma il patrimonio conoscenza è tale, chiunque può accedere a tutte le informazioni che sono disponibili sulla grande rete e di conseguenza non è più la dimensione che può fare la differenza, ma è la competenza, la conoscenza, l'intuizione, la velocità, che sono fattori chiaramente concorrenziali.